Ciao a tutti, oggi vi presento Sequence X, un gioco della Ludic consigliato dagli 8 anni in su per 2-6 giocatori, della durata di 30 minuti e consigliato per allenare la capacità degli occhi. Andiamo a vedere cosa contiene la scatola. Nella scatola troveremo le istruzioni di Sequence X in tutte le varie lingue, ma dopo andrò a spiegarvi come si gioca, delle carte colorate a sfondo nero che serviranno al centro del tabellone e delle carte obiettivo che invece avranno lo sfondo bianco. Andiamo a vedere come si gioca. Per iniziare una partita Sequence X, mescolate le carte colore e andate a creare una pila. Rivelatene 16 creando un quadrato 4x4. Mescolate le carte obiettivo, create una pila e rivelatene 3. Il giocatore più giovane inizierà sempre per primo e pescherà una carta colore. L'obiettivo sarà cercare di riuscire a ottenere una di queste tre sequenze all'interno di questo tabellone. Se riusciamo a ottenerle, la guadagniamo e guadagneremo i relativi punti. Infatti saranno sequenze da 3, 4 o 5 quadratini. In base a questo prenderemo punteggio. Il primo giocatore che arriva a 15 vince. Abbiamo detto che la tesserina può essere inserita o in una colonna o in una riga al fine di creare la combinazione richiesta. A questo punto io vado a metterla qua. Shifteranno tutte, la tessera che rimarrà fuori verrà messa da parte perché potrà essere riutilizzata dopo nel caso ci servano di nuovo tessere e andrò a vedere se ho risolto qualche combinazione. Per esempio, io ho risolto questa combinazione qua, come vedete, blu, verde, giallo. Questa combinazione qua mi vale 3 punti perché coinvolge 3 quadratini. Vado a prenderla e diventerà mia. Quando arriverò a 15 punti sarò il vincitore. Ovviamente una volta presa la tessera andrò a rivelare un nuovo obiettivo e la partita continuerà. Il secondo giocatore pescherà la sua tessera colore e andrà a inserirla nel tabellone al fine di cercare di raggiungere uno di questi obiettivi.